La sicurezza è la principale preoccupazione delle compagnie aeree e, naturalmente, di qualsiasi passeggero, anche se le statistiche mondiali confermano che viaggiare in aeroplano è molto più sicuro che con un veicolo a due ruote, volare innesca istintivamente una certa paura, che per alcune persone diventa quasi un terrore. Perciò, è sempre accolta con grande interesse la classifica rilasciata dalla World Air Stewardess Association, circa le compagnie aeree più sicure del mondo. In questo studio vengono considerati quattro aspetti chiave per la sicurezza delle compagnie aeree: il tasso di incidenti, il livello dei sistemi di sicurezza e di supporto tecnico, la capacità dell'equipaggio di gestire situazioni critiche e l'assenza di gravi disastri aerei nell'ultimo decennio. I risultati li troverete qui di seguito, ma vi anticipiamo che la compagnia aerea più sicura del mondo nel 2018 è la Air New Zealand. Tuttavia, il fatto di non trovare la propria compagnia aerea nella lista potrebbe preoccupare seriamente chi fa gli scongiuri tutte le volte che sale su un aereo. Per questo, è bene non dimenticare uno degli studi statistici più importanti a riguardo, condotto nel 2000 dal Dipartimento dei Trasporti britannico. Prendendo in esame il tasso di mortalità dei principali mezzi di trasporto in relazione alle ore complessive di viaggio, ma anche ai chilometri percorsi, si è visto che il mezzo più sicuro del mondo è l'autobus urbano, 11,1 morti ogni miliardo di ore di viaggio, seguito dal treno, 30 morti, e dall'aereo, 30,8 morti. Comunque, tutti i mezzi molto più sicuri dell'automobile, 130 morti, o della moto, 4.840 morti. Per chi, tutte le volte che l'aereo decolla, cerca di ricordare gli studi di fisica e aerodinamica per capire come faccia un autobus con le ali a stare per aria, questa è la graduatoria 2018 delle 10 compagnie aeree più sicure del mondo. Potrà essere d'aiuto. Ti aspettiamo per nuovi video ogni settimana. Per non perderli iscriviti al canale Metalli Rari.